Così riesco a vedere dove inquadro. E si vede il televisore dietro. Lasciamo o spegniamo? Vabbè, poi ristringo. Allora, io. Tutto sotto controllo. Niente, porca la pupazza. Così cosa cambia? Non cambia niente. Di non avere una telecamera professionale è quella che devo mettere a fuoco prima e mi sono calcolato lo spazio di dove fino a quando posso muovermi per rimanere dentro l'inquadratura perché io non vedo dove inquadro. Comunque sia, nella speranza che l'inquadratura sia rimasta dov'era, ho pensato, ragazze, a quel video che è tipo 3 mesi che continuate a scrivere, continuate a chiedermi. Ovvero, come gestisco le spese di casa, come viviamo con un solo stipendio, insomma, come vado a gestire quelli che sono i budget. Sono passati quasi 2 o 3 mesi forse. Io ho aspettato a fare questo video, nel senso che non è che ho aspettato che non lo facevo, ma ho provato a studiarmelo e ristudiarmelo qualcosa tipo 4-5 volte, se non addirittura anche 6, adesso non voglio dirvi un numero per un altro, comunque sei un paio di volte. E questo perché provavo a tirare giù delle cifre, volevo proprio darvi dei numeri e che ovviamente non fossero i miei numeri personali. Quindi tutte le volte provavo a partire da un budget di quello che poteva essere uno stipendio standard, mettevo come base di stipendio 1200-1300. E da lì andavo a tirare giù le somme dell'affitto, del gas, della luce, insomma, di tutte quelle che erano le spese. Ma poi in realtà ho provato a farlo con più cifre, non riuscivo mai a far combaciare non riuscivo mai a far combaciare tutte le uscite con quelle che gli avevo messo come entrata. Poi ripensandoci, ho chiesto anche addirittura aiuto a Mile. Mile mi ha detto: Erika, non puoi dare delle cifre perché ognuna a casa sua ha il suo stipendio. Ci sono le poi a maggior ragione che ci sono delle famiglie che vivono con uno stipendio, però sono in tre, alcune che vivono con uno stipendio e sono in quattro, altri che sono in quattro e lavorano tutte e due, altri che sono in due e lavorano tutte e due. Insomma, strutturare il video come volevo farlo io, ci ho pensato, pensato e ripensato, ma io non sono riuscita ad arrivare alla soluzione. Allora ho detto, facciamo così, racconto come effettivamente io gestisco le spese a casa mia con uno stipendio, ma non vado ovviamente per motivi di privacy a dirvi quali sono le nostre cifre, anche perché uno per motivi di privacy, due perché non tutti gli stipendi appunto sono uguali e allora metteremo dei numeri fittizi oppure A, B, C, non lo so, perché non ci ho neanche pensato e stamattina ho detto Erika basta, lo fai e quando mi viene l'ispirazione, sapete che i video li faccio effettivamente quando mi viene l'ispirazione, inutile dire che sono in pigiama, inutile dire che non mi trucco, inutile dire che non mi preparo, ormai mi conoscete. Sono a casa, io a casa sono così e non fa parte di me, forse questo è il mio difetto, prepararmi, truccarmi, vestirmi per fare i video, succede proprio rarissime volte, però so che appunto la maggior parte di voi mi dite Erika ti preferiamo così perché ti conosciamo così e quindi cioè, a me non frega truccarmi per apparire nei video, uno perché i video li faccio con voi, per voi, insieme a voi che ormai fate parte di quella che è casa mia. E due, perché non lo so cosa c'entra il due, mi sono già persa. Allora, proviamoci. Ecco, ho già fatto danno, non si stacca più lo scotch. Allora, facciamo così. E ovviamente non me lo sono preparato, come sempre.
Però spero di riuscire, speriamo di riuscire a spiegarmi e a non fare più confusione del solito. Allora, il mio stipendio è 15, ok? E mi arriva tutti i mesi. Io cosa faccio? Vado a togliere il mio affitto e tolgo 4. Andiamo a togliere uno che può essere, boh, rate varie o bollettini, non so cosa mettiamo, spesa internet o rate, che ne so, rate di qua, mettiamo rate telefonino. Poi vado a togliere 0,5 tutti i mesi e li metto via tutti i mesi per luce e gas. Nonostante nelle bollette arrivino ogni 3 mesi, io però ho fatto comunque sia una stima di quello che è il mio consumo di luce e gas e tutti i mesi vado già a metterli via. Poi vado a mettere via uno tutti i mesi per le assicurazioni delle macchine. Vado a mettere via tre tutti i mesi per eventuali mutui, ok? E siamo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, poi cosa manca? Ah, vado a mettere via ancora uno per le spese di benzina. Cerco di calcolarmi quella che è la spesa della benzina mensile. E siamo arrivati a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siamo arrivati a 10. Mi rimane ancora 4,5. Vado ancora a mettere via 1 per la spesa mensile. Allora, dovrei aver messo tutto. Scusate, poi faccio un remember con voi. Affitto mutuo, rate varie, luce e gas, le assicurazioni delle macchine, mutui e varie, mi è caduto il tappo. Poi benzina, spese mensili e vado a prendere l'agenda perché non sono sicura di aver messo tutto. Rieccomi, sì, ci sono. Poi vado a mettervi via uno che decido di dedicare all'eventuale shopping o uscite e mi lascio uno 0,5 extra che se riesco cerco di non spenderlo, però comunque sia nell'eventualità me lo lascio extra. A questo punto io sono arrivata a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sono arrivata a 13. Mi rimane 2. Di questi due li prendo e li metto praticamente via. Li prendo e li metto. Uno lo metto via e faccio proprio finta che non esiste. Questo è quello che io vado a risparmiare tutti i mesi. E mi tengo sempre l'uno in stand-by a casa per quelle che sono le emergenze, ma proprio emergenze, nella speranza, famo corna, appunto, che non ci siano. Quindi cosa succede? Che poi arrivata a fine mese, come mi arriva di nuovo l'altro stipendio, questo uno vado ad aggiungerlo a questo che ho messo via. Io mi organizzo così. Ragazzi, spero di essere stata abbastanza chiara, ma vi ripeto, ho proprio difficoltà a fare questo video perché non so. Adesso mi rimetto sul tavolino e magari provo a rispiegarvelo meglio. Il video più bello della storia sulla contabilità penso sia il mio. Allora, vediamo se riesco a spiegarmi meglio. 15 è lo stipendio, 4 lo metto via per, in questo caso, nel mio caso, per l'affitto. Ho scritto affitto barra mutuo perché c'è chi paga l'affitto e c'è chi paga il mutuo. 1 lo metto via per le rate varie che possono essere, non so, i bollettini, la rata del telefono, la rata di internet, fast web, Netflix, non lo so, quello che ha. E io metto via uno che vada a coprire queste spese qua. 0,5 io lo metto via tutti i mesi, proprio perché ho fatto una stima e devo mettere via 0,5 tutti i mesi, in quanto ogni 3 mesi all'arrivo poi della bolletta io ho già lo 0,5
messo da parte, quindi non mi ritrovo poi ad andare a prendere dei soldi che non avevo messo da parte. Metto via uno tutti i mesi per le assicurazioni delle macchine. Nelle assicurazioni della macchina la paghiamo annuale, quindi sappiamo esattamente quanto ci costano le assicurazioni delle due macchine, quindi di conseguenza sappiamo esattamente quanto mettere via ogni mese. 3. Mutui e varie che possono essere, non so, delle assicurazioni o dei prestiti piuttosto che la rata della macchina, la rata di, non so, qualsiasi altra cosa. Uno, riusciamo, no, io tendenzialmente noi facciamo anche il calcolo di quello che spendiamo per la benzina. Bene o male, i giri che facciamo con le macchine sono quelli mensilmente, comprese le nostre viaggi più lunghi che possono essere in direzione Torino, Milano, o tipo siamo andati appunto a Sallanche, vabbè, lì siamo andati con la macchina di Miki, però tendenzialmente vado a mettere via questo. È ovvio che magari c'è il mese che mi rimangono e c'è il mese invece che non mi rimangono. E vado a prenderli dall'extra che ho messo da parte per le emergenze, perché il fatto di rimanere a piedi senza benzina per noi è un'emergenza. Uno è quello che metto via per la spesa mensile, e sapete che io comunque sia spendo poco per la spesa mensile, perché prevalentemente noi riusciamo a cavarcela con i buoni. E non so se voi avete notato che noi facciamo la spesa mensile. Tranne appunto le cose fresche, il pane, la frutta, la verdura, ecco, quelle magari si vanno a prendere, non dico giornalmente, ma quasi, nel senso che le porta poi Mille direttamente dal supermercato. Però tendenzialmente avete notato negli unici due o tre video che ho fatto dove facevo la spesa, avete notato che comunque sia, io faccio la spesa per tutto il mese e vado poi a rifarla una volta, vuoto il freezer. Poi teniamo uno per il shopping e uscite. Se devo comprarmi qualcosa o se ci andiamo a mangiare la pizza con gli amici. E 0,5 lo tengo ancora per extra. Nel senso che, appunto, come vi ho detto, se ho finito quell'uno lì perché sono andata a mangiare la pizza e poi mi rendo conto che devo prendermi un paio di scarpe, tipo come è successo con Mille, che si è voluta prendere le scarpe a tutti i costi. Per noi le scarpe erano. Cioè a Mille erano una cosa che servivano, ecco, magari andava a spendere tutti quei soldi per le scarpe, però questo è un altro tipo di argomento. Questo lo teniamo per l'extra, ok? Quindi per andare a compensare laddove noi abbiamo finito l'uno che utilizziamo per tutte le due cose. A questo punto, da 15 a me rimane 13, di cui uno lo metto immediatamente via e non lo tocco. E mi ritengo quest'altro uno a casa che tengo tutto il mese a casa, diciamo, nel senso a portata di mano, che ovviamente faccio bene attenzione a non utilizzarlo. Però nel caso ci fosse l'imprevisto tipo dentista, e so che ho questo uno che posso andare a toccare. E poi cosa succede nei mesi futuri? Succede che adesso che inizierò ad avere il dentista, questo 1 extra andrà a finire qua. Qua stavo incominciando a scrivere 0,5, poi mi si è interrotta la registrazione perché mi è squillato il telefono, chiusa parentesi. E questo 1 da qua andrà a finire qua perché finirà appunto per le spese del dentista, laddove questo 0,5 degli extra non dovesse bastare. Io so che ho ancora un secondo extra che è questo, che può essere a questo punto. Uno che lo prendo intero, magari mi basta semplicemente lo 0,5. A grandi linee, come faccio? Non a grandi linee, così è come io mi organizzo. Spero di essere stata chiara, spero di essere riuscita a farvi capire come mi organizzo. A questo punto spero di essere riuscita a dare spunto a qualcuna di voi. Però vi ripeto, alla fine. Secondo me, è vero, ci sono anche tanti libri, c'è il Kakebo che conoscete tutti, ci sono tantissimi libri, tantissimi modi e tantissimi spunti, ma io rimango fermamente convinta del fatto, che ognuno deve trovare il suo metodo. Ecco, anche perché ognuno ha il suo stipendio, gli stipendi cambiano, il tenore di vita cambia, le spese di ognuno di noi cambiano. Ecco, insomma, è.
così è come mi comporto io. Spero di essere stata un po' più chiara rispetto al video di ieri che l'ho montato questa mattina, ragazze, ed è di un confuso allucinante proprio perché non mi ero preparata una scaletta. Il video in realtà deve ancora uscire per voi, io invece l'ho messo a caricare e non so, leggerò poi nei commenti se voi siete riusciti almeno a prendere spunto di una singola cosa rispetto a tutta la confusione che ho fatto nel video di ieri. Adesso però l'ho messo a caricare, però me lo riguardo un attimo e cerco di capire se è un video che si può lasciare oppure se è totalmente da cancellare, perché mi sono resa conto che è proprio strapieno di pensieri confusi, cioè messi proprio in un modo confusionario. Però sapete che i video non me li preparo, sono fatta così, il fatto di prepararmeli, come vi ho già detto, detto e ridetto, mi fa rendere conto di non essere, tra virgolette, me stessa, nel senso che mi concentro troppo su quello che voglio dire e su come lo devo dire, che non sono io, ecco, non so, questo non vuol dire essere finta, però vuol dire che quando vedo quei video che mi imposto, ogni tanto ci sono dei video che mi preparo, però guardarmi non sembro io, cioè non mi vedo io, non so se sono riuscita a capirmi, ma a me piace fare confusione, io sono fatta così, voi mi volete bene così. E detto ciò, io direi che per oggi passo e chiudo e se avete piacere ci vediamo domani.